Ciao ragazzi, finalmente ho fatto il tutorial del trucco che avevo durante l'evento della macchia in Italia qualche settimana fa. Me l'avete chiesto in tantissime, poi mi ero fatta delle foto e mi ero fatta dei video proprio per ricordarmi come riprodurlo, proprio perché anche a me piaceva. Però in quel momento ero un po' stanca perché ero appena uscita da un aereo e quindi ero tipo, ok, cosa metto sugli occhi, cosa non metto. Poi alla fine mi sono fatta appunto le foto, quindi all'interno di questo video vedrete i prodotti che ho utilizzato. Spero che vi piaccia, fatemelo sapere nei commenti, guardate il video! La prima cosa che ho fatto, prima proprio di iniziare il trucco, patch occhi! E questi li possiamo fare anche mentre ci facciamo le sopracciglia, se come me avete una situazione un po' più sfigata, in modo da idratare il contorno occhi, anche perché ero appena uscita dall'aereo e dovevo andare ad un evento dopo 2 ore, quindi avevo bisogno di un po' di idratazione dato che avevo dormito poco. Andiamo adesso a fare le sopracciglia e per farle io uso la pomata di Kat Von D come primo step. Spesso mi chiedete se farei mai un tatuaggio, un microblading. Ci ho pensato, la prima e unica volta nella quale ci ho pensato è stato l'anno scorso, anzi ormai quasi 2 anni fa. E poi dopo 2 settimane ho scoperto di essere incinta e ovviamente non si può fare quando sei incinta. E quindi poi ho lasciato stare l'idea e a volte avrei voglia, perché comunque mi risparmierei un sacco di tempo dato che ci sto tanto a fare le sopracciglia, però dall'altra per adesso non ho ancora avuto una voglia così forte da dire ok, vado a farle. Non so neanche io esattamente perché, forse ho un po' paura che me le cannino oppure sono masochista, mi piace star lì a farmele. Comunque il colore che sto usando io è taupe. Pettino in modo da diffondere il colore. Io poi di solito con una matita, ok, questa è di Benefit, vado a intensificare alcune zone, forse sarebbe anche quasi ora di tagliarle. Sapete che dopo un po' io le taglio, quando iniziano ad essere, vedete, troppo lunghe, le taglio un pochino, però non lo faccio adesso. Però tada! Cioè abbiamo un sopracciglio sì e uno no. Faccio l'altro e torno. Ok, dopo aver fatto il sopracciglio vado a rimuovere i patch per gli occhi, in questo caso massaggio il prodotto in eccesso. Siccome ovviamente questa zona qui risulta più appiccicosa perché ho messo il patch e c'è dentro del siero, prendo un po' di Fix Plus, lo spruzzo su un pezzo di cotone e vado a tamponare in modo da rimuovere la parte appiccicosa, perché altrimenti risulta magari il fondotinta o il correttore, poi magari viene fuori la macchietta. Come fondotinta vado ad usare Face and Body della MAC. Sono un po' pazza. Adesso vediamo che colore, perché ho preso un po' di sole, so che non si vede, però ho preso un po' di sole in questi giorni, quindi sono un po' più scuro rispetto al solito. Vediamo un attimo quindi il colore. Non abbastanza colore. Diciamo che sono ancora color cadavere. Questo mi piace perché è leggero. Quando non ho particolari problemi, quindi non ho troppe cose da nascondere, mi piace usarlo perché è lunga tenuta e poi mi fa sudare poco, cosa che invece mi succede spesso, soprattutto quando fa caldo mi capita di diventare lucido e sudare. Volendo potete anche metterlo con la spugnetta, solo che la spugnetta essendo molto liquida spesso se lo mangia il prodotto, quindi se non si vuole sprecare il prodotto, vabbè che a me una boccetta dura tantissimo perché c'è tanto prodotto all'interno. Quindi a meno che voi non lo usiate anche per appunto il corpo. E questa è quella piccola, perché sennò ci sono anche quelle grandi. Solo che queste sono più comode per portare in giro. Poi c'è la boccetta quella ancora più grande. Come correttore vado ad usare il Bourjois Healthy Mix numero 51. È più chiaro, vedete. Quindi lo vado a mettere qui. Dopo mi piace un po' illuminare la parte centrale e vicino al naso. Per adesso lo metto qui, se dopo ne ho bisogno ancora, cioè aspetto di fare il trucco occhi per vedere un po', poi sapete che cade sempre un po' di prodotto quando si usano gli ombretti, quindi è sempre meglio aspettare alla fine. E soprattutto adesso che inizia la bella stagione, quello che vi consiglio è proprio di sfumare bene tutto, soprattutto la base, perché se lasciate una base tutta un po' male, magari poi dopo vi ritrovate veramente a macchia. Invece poco prodotto, ma proprio sfumato bene, prendetevi piuttosto qualche secondo in più per la base e lasciate un po' più naturale il resto del viso, perché già con una bella base siete già a metà dell'opera. Poi, allora, per quanto riguarda gli occhi, ho usato come base questo ombretto di Charlotte Tilbury che mi sta piacendo tantissimo. Questo si chiama Bette, è un marrone
bronzo e l'ho usato. In realtà forse l'avevo usato col pennello, si può usare col pennello perché è talmente liquidino quasi che non si fa fatica, non è uno di quegli ombretti cremosi che sono difficili da tirare perché magari sono più appiccicose. Questo sembra quasi veramente, cioè, sembra quasi liquido, non sembra neanche in gel. Quindi io l'avevo messo su tutto l'occhio perché dà questo bel riflesso caldo. Quando soprattutto si è stanche, non bisogna appesantire troppo, non bisogna usare colori troppo scuri, in generale anche tutti quelli opachi tendono un po' a far sembrare l'occhio ancora più stanco, quelli troppo brillanti fanno sembrare l'occhio magari più segnato, quindi le vie di mezzo. Questo è sì brillante ma non eccessivamente, poi sopra ci andiamo a mettere altri ombretti, però crea una bellissima base e a lunga tenuta. Ci sono degli ombretti molto simili di Wycon, quindi un'alternativa più facile da reperire e soprattutto molto più economica. E è un colore abbastanza universale, perché diciamo che questi colori qui li fanno tutti. Anche tanti brand, cioè tipo anche gli stick, quelli della Kiko, della Pupa, insomma esistono di tantissime marche di stick di questo colore. Ok, aspettate un secondo che vado a recuperare la foto, perché devo recuperare, mi ero fatto la foto per ricordarmi cosa avevo fatto. Quello che ho fatto subito dopo è stato un errore, perché avevo preso, non da questa palette, ma da una palette che ho lasciato in Italia, quindi non ce l'ho qui con me, avevo preso però un color tipo sangria, un color cioè rosso tipo, e quindi lo vado a prendere, Love Letter, questo è dalla palette Modern Renaissance della Anastasia, ne prendo poco, proprio perché come vedete è stato un errore, però lo rifaccio perché alla fine dagli errori certe volte arrivano fuori delle cose che ci piacciono. L'avevo messo nella piega, ok, non si vede una cippa, ne prendo un po' di più, ne ho preso talmente poco che non si vede. Perché è stato un errore? Perché alla fine stavo iniziando a fare un trucco caldo e poi dopo sono andata un attimo a rompere questa armonia con un colore invece freddo, però alla fine il risultato mi piaceva, quindi lo rifaccio. Non era esattamente questo il colore, però era molto simile, perché era dalla palette di Lime Crime, la Venus. Nel momento in cui mi sono accorta che il colore era un po' troppo freddo e che aveva era un attimo andato fuori da quello che volevo fare, l'ho iniziata a sfumare tanto in modo da diffonderlo. Perché ovviamente un conto è avere un colore così, tac, tutto lì, molto intenso. Un conto è se è bello sfumato, può avere anche senso, vedete? Quindi semplicemente, senza aggiungere prodotto, ho sfumato. Mi raccomando, non prendete un pennello troppo largo, perché ovviamente se prendete un pennello largo e sfumate lo portate ovunque, invece voi comunque volete contenerlo abbastanza il colore. Poi ho preso questa palette di Urban Decay Light Beam e ho preso Vibe, ovvero sono di nuovo tornata con un colore invece più caldo, perché appunto ho detto wow, aspettate un attimo, stavo facendo un trucco un po' caldo, com'è che adesso ci ho messo questo colore, quindi sono andata con questo colore, quindi un colore praticamente caramello, un marrone, sì, un marrone sabbia del deserto calda, sono andata sopra nella parte finale dell'occhio, quindi dove si incontrano i colori e qui nella parte finale. Sono andata a scaldare un pochino il trucco, ho lasciato invece inalterata la parte iniziale, perché nella parte iniziale ho messo un colore chiaro, ho messo dalla mia palette Champagnino, che è un colore appunto illuminante. Dopo aver messo Champagnino riprendo Vibe e vado a rendere un po' meno definita la transizione tra i due colori. E poi metto Champagnino anche dall'altra. E stessa cosa, riprendo un po' e sfumo dove si incontrano. Io poi in realtà sopra ho messo dei glitterini per rendere ancora più intenso il punto luce, però lo facciamo dopo, facciamo così, facciamolo dopo. Perché quello che ho fatto dopo è usare questa matita, che però in realtà, questa è di Pat McGrath, è una matita marrone scuro, è proprio un marrone neutro, molto morbida, il problema è che mi ha sbavato. Io comunque la metto, vi do anche due suggerimenti su cosa fare quando sapete che la matita sbava. Io all'epoca non lo sapevo perché era la prima volta che la provavo, l'avevo appena comprata tipo il giorno prima e ero convinta che non avrebbe sbavato, invece no. Comunque l'ho messa nella rima interna, superiore ed inferiore. Oh, ah, ah. Oh, ah, ah. Aspettate, iniziamo dalla parte sotto che è più facile. Io proprio nella parte sopra. Odio, la parte sopra, la odio! Però, oltre a fare la rima interna, sopra vado anche proprio all'attaccatura.
cercando però vedete di essere contenuta, quindi non faccio una riga gigante. E bisogna fare attenzione soprattutto quando le mine sono molto morbide, perché ovviamente è facile schiacciare e fare un rigone gigante. Se invece si va leggere si riesce a fare una riga più sottile. Con un pennellino piccolo sono andata a leggermente diffondere in modo da riuscire ad arrivare bene bene anche all'attaccatura delle ciglia, dove spesso invece magari è più difficile, dove resta un po' di bianco. Quindi bisogna proprio andare piano piano con il pennellino piccolo piccolo a lavorare il prodotto. Potete farlo anche da sotto se volete essere più precise. Sotto ne metto ancora e ne metto un po' anche proprio sotto le ciglia, ma poco poco, perché anche qui andrò a sfumarlo. Soprattutto se sapete appunto che la vostra matita non dura tantissimo, la cosa migliore da fare è mettere poco prodotto in modo che faccia un po' da primer. Andare a sfumarlo inizialmente in modo che non ci siano zone dove c'è troppo prodotto, perché altrimenti ovviamente essendo un prodotto in crema va in giro. Quindi iniziate a sfumarlo e poi sopra con un marrone opaco, brillante, quello che volete, basta che sia un marrone, andate a fissarlo. Io l'ho fissato per ben, cioè non è che quella volta non l'avevo fissato un cavolo, quella volta l'avevo fissato solo una volta, infatti è andato in giro. Prendo un po' di marrone scuro e giusto nella parte finale vado a rendere un po' più intensa la sfumatura, senza però togliere tutto il rosso che abbiamo messo all'inizio, quindi con un pennello un po' più piccolo in modo da non coprire tutto il lavoro che avevo fatto prima. A questo punto curviamo le ciglia e mettiamo il mascara. Metto Dark Love. Ok, dopo aver messo il mascara riprendo un po' di champagnino, giusto per fondere un po' meglio il colore insieme a questo qua, a Vibe. E soltanto nella parte iniziale metto un po' di Heavy Metal di Urban Decay Glitter Pyro. Sono praticamente trasparenti. Pochi pochi, giusto perché danno un bel riflesso sia dal vivo che in foto. E essendo trasparenti non sono troppo intensi, non vanno ad alterare il trucco. Vedete, non è che siano troppo. Per quanto riguarda il viso, mi ero dimenticata la terra, quindi ho chiesto una terra in prestito a mia cognata e lei c'aveva la Too Faced Chocolate Soleil Light Medium. C'è un buonissimo odore di cioccolato. Mi è venuta fame. Per quanto riguarda il blush, uso questo, che è il numero 5 di Puro Bio. È un colore super naturale, come potete vedere. Non è né troppo rosa né troppo aranciato, un bel colore. Cioè, a me fa sembrare più abbronzate, perché è proprio quel colore che viene fuori quando ci si abbronza. A questo punto vado ad aggiungere ancora un po' di correttore in alcune zone. Ecco qua, ancora un po' attorno. Quando date il correttore, occhio a non andare troppo vicino al trucco, altrimenti diventa effetto fango. Quindi tenetelo un po' più in giù piuttosto, perché poi sfumando ovviamente va anche verso l'alto, però così almeno non andate a toccare il trucco, ma andate solo sulla pelle. Per le labbra, un po' di matita solo per delineare la parte sopra, come vi ho insegnato. E poi in realtà, siccome quando faccio un evento io parlo tantissimo, bacio tantissimo, quindi non mi dura niente sulle labbra, ho messo un po' di gloss. Questo è il Lip Maximizer di Dior e mi piace tantissimo questo qua. E è un gloss azzurro. Va a rimpolpare le labbra, quindi se sono un po' secche, un po' disidratate, è fantastico. Sa di menta, è simile a quello rosa, che è un loro gloss che c'hanno tanto, però hanno fatto la versione azzurra. E semplicemente vedete che fa sembrare le labbra un po' più chiare, quindi non è che le fa sembrare azzurre. Questo per il vestito che ho usato il giorno dell'evento, che secondo me anche il fatto, vedete, tra il nero e un colore così chiaro, questo ti dà luce, quindi ti illumina e se si è stanchi aiuta, diciamo, rispetto a un colore un po' più cupo come il nero, che, cioè, io amo il nero, lo sapete, uso spessissimo il nero, però un po' di colore, cioè, ti dà un po' di freschezza sul volto. Questo quindi è il trucco finito, io spero che vi sia piaciuto, ricordatevi di mettere un pollice in su, like e di condividere con le vostre amiche. Un bacione! Thank you.